Quella 7 o'clock, hey there. Non conosco il gruppo, non sono molto informato su di loro, quindi andiamo subito a vedere il video e sentire un po' cosa fanno. E 3 e 2, primi piani, bello questo black, ci sta. Reggaeton, non lo so, riverbero, batteria sotto. Pre ritornello con varie voci sotto, bomba. Ok. Ritornello, no. No. Mi astengo da giudicare, a parte che non giudico un cazzo, il ritornello. Boh, mi sembra una delle primissime canzoni dei BTS. La batteria fatta al computer. Ci sta, è fatta molto bene. Vabbè, clap, reverse, snare. Riparte lo snare sotto per il pre-ritornello con molto riverbero. E più che altro ha molto riverbero un po' tutto. Voci, snare e clap. Tipo questa qui no, questa qui sì. No. Questi non so male, eh. Sono tutti insomma matchati. Ho tutti i vestiti di nero, di blu, ci sta. I posti niente di particolare. C'è una variante di voce sotto, c'è. Senti. Ho detto un po' tutto durante il video. Giusto per non stare qui, intanto è una reaction. Chi vuol vedere il video si va a vedere il video. La struttura in sé per sé per la canzone è bomba, cioè è bella. Però il ritornello reggaeton, no. Il drop reggaeton, no. No, stop. Io avrei fatto un drop future bass. Avrei fatto il drop tropical house. Che non va da penso 6 anni. Il ritornello, l'intro e tutto che enfatizza troppo. E poi il drop me lo fai reggaeton. No, la seconda parte del ritornello sembra una delle prime tracce che sono diventate virali dei BTS. I posti, niente di incredibile. Mi sembra di aver visto e rivisto quei posti. Costumi abbastanza belli, ognuno aveva. Erano dello stesso colore principalmente, tutti vestiti dello stesso colore, però ognuno aveva una caratteristica diversa degli abiti, tutti blu o tutti neri o bianchi. E ci sta molto carino. Ho notato che c'è molto riverbero. E delay nelle voci. Ni, ci può stare, è molto cantata, cioè è cantata la traccia, quindi va bene, va bene. È passabile, molto passabile come cosa. E la batteria è stata fatta batteria fatta al computer, kick, snare, clap, però è fatta molto bene. La cosa che mi ha colpito di più maggiormente nel pre-ritornello, che ancora non aveva messo nessun kick, hanno messo questo snare con riverbero per enfatizzare e far capire che subito dopo arrivasse il drop. Ci sta. Traccia commerciale, commercialissima, mirano a questo. Principalmente penso che mirano, vedendo gli artisti, a un target di ragazze giovani come mirano insomma BTS e molti altri. Quindi in sé per sé il concept della traccia, di come è strutturato il video, ci sta. È fatto bene, dai. Niente di nuovo, però è fatto bene. Fatto molto bene rispetto a molte altre cose. Bello.